Amici di Varesotto, oggi ci troviamo alla storica castagnata di Caldana, frazione di Cocchio Trevisago. Ci sono tante bancarelle, tanti artisti, del vino buono e poi sentiremo anche il vicepresidente e il presidente di tutta questa manifestazione che ci delucideranno per quanto riguarda lo svolgimento della festa. Presidente, quanto tempo c'è questa manifestazione? Dunque, la manifestazione c'è da circa 40 anni. Siamo partiti con la padella, la vecchia padella che si faceva in piazza, e visto che il successo cresceva di anno in anno, abbiamo pensato di allungarla tutto il mese di ottobre. Dunque, tutte le domeniche di ottobre c'è la castagnata. Bene, e oltre alla castagnata però so che ci sono altri eventi di queste serate, quali sono? Dunque, legato alla castagnata ci sono le mostre innanzitutto, e oggi c'è una mostra legata agli artisti che ieri hanno esposto in salone. Domenica prossima ci sarà il paesino, abbiamo un paesino sopra il paese che si chiama Cerro. E domenica verrà allestito un villaggio medievale con la gente in costume. Al pomeriggio c'è una manifestazione di falchi in volo, falchi, aquile e gufi. In più, nelle piccole corti del paese, la strada dei sapori vende i prodotti tipici della provincia. Bene, allora noi confidiamo comunque sempre nel tempo che ci porti buono, perché fino adesso non è stato molto clemente, e comunque buona continuazione e auguri per questa manifestazione. Okay, la ringrazio e vi aspettiamo a Caldana, mi raccomando. Amici, com'è il vicepresidente della SOMS, che adesso ci racconterà nel dettaglio un po' tutta questa manifestazione, giusto? Sì, molto volentieri. Niente, la castagnata, che ormai è una tradizione storica del nostro piccolo borgo, si sviluppa nelle quattro domeniche di ottobre, vuole presentare in ognuna di queste domeniche un qualcosa che la connoti, quindi ci sono quattro tematiche: oggi una mostra d'arte, la prossima domenica i funghi, la domenica successiva i bonsai e quella successiva, l'ultima domenica, le mele e le zucche. Nasce come castagnata e quindi la regina, la protagonista è assolutamente la castagna, con le caldarroste. Qui nel tempo ci siamo specializzati, abbiamo fatto addirittura delle macchine che possono soddisfare le grandi richieste, quasi 10 quintali ogni domenica, per cui ci sono, come dire, macchinari giganteschi, una assomiglia a una butumiera, per cui vengono sfornati quasi 50 kg di castagne per volta e poi distribuiti nei vari punti del paese. Quindi questa castagnata che si è sviluppata nel tempo ha preso sempre di più spazi nel paese, fondamentalmente ora lo riguarda tutto, all'interno delle vie vengono distribuiti piccoli ambulanti, mercatino, hobbisti, artisti che espongono prodotti tutti estremamente tipici e della zona. Si è fatta questa selezione sulla qualità soprattutto. Una delle novità degli ultimi anni è Cerro Medievale, che è questa manifestazione parallela che si sviluppa all'interno della castagnata, nata dall'idea di portare una novità, e in cui ci sono, come dire, concentrate tutte le specialità gastronomiche a chilometro zero, qui in collaborazione con la Strada dei Sapori,
si andrà a proporre un menù enogastronomico con tutte le specialità del territorio. Abbinato a questo, i falconieri faranno una simulazione di caccia col signore medievale con i rapaci, ci saranno gli arcieri, gli uomini con armati del Medioevo che ripercorreranno un po' tutte le tappe del Medioevo, soprattutto per i bambini, che si ha voglia di, come dire, dare spazio ai bambini anche in una manifestazione di tutti. Bene, allora, come ho dato gli auguri anche al Presidente, li do anche a te, nel buon proseguimento e speriamo nel tempo come ho augurato agli altri. Grazie, grazie mille, incrociamo le dita per un buon 4 domeniche di bel tempo.